Quanto costa noleggiare uno yacht del genere in Thailandia? Ciao amici, siamo allo Yacht Haven, uno degli yacht club più esclusivi di Phuket. Si trova a Mai Khao, subito prima del ponte Sarasin che collega l'isola con la terraferma. Ora bisogna prendere la macchinetta elettrica, tipo quelle da golf, perché non si può andare con il proprio mezzo. Vedete, questo c'è il parcheggio dei motorini lì, quello delle macchine. E adesso andrò a prendere la macchinetta che mi porterà sui pontili dove ci sono tutte le barche. Eccoci qua, sto salendo sulla macchina. Ragazzi, mi sono seduto dietro, stiamo scendendo questa discesa che ci porterà a visitare questo yacht club. Ancora un po' di curve. Vedete che stiamo raggiungendo la zona con tutti gli yacht. Ora vedete questo cancelletto, si può entrare solo se si ha l'autorizzazione. Ecco che ci hanno aperto. Entriamo, amici. Questa è la zona dei catamarani, noi dovremmo andare laggiù in fondo dove ci saranno tutti gli yacht più grandi. Eccoci qua. Guardate che bestie di barconi. Eccoci arrivati ragazzi, adesso andremo ad incontrare Capitano Alex. Allora, avviciniamo un po'. Voilà, eccoci qua sopra. Eccoci qua sopra, vedete, questa è la zona soggiorno. Ciao Alex! Ciao Gabriele, come Ah, va? bene, bene, dai, facciamo il giro di questo fantastico yacht. Prego Gabriele, Vado io, vai, vai ok. avanti te. Allora, qua vedete Tre galle, la cucino, cucina. più grande di quella di casa mia. Guardate che bella cucina. La sala dei comandi. Ah, una è qua, una è sopra. E qui abbiamo una cabina della VIP guest, vai pure giù, Ah, Gabri. questa è una camera. Eccola qua. Ragazzi, finestrino con la vista, molto molto VIP. C'è anche il bagno, immagino. Eccolo qua. Mamma mia, ragazzi. Quanto lusso. Risaliamo sopra. Gabri, ti porto Ah, anche nelle le altre. altre di qua. Ce ne sono una di qua, prua, una è a E in totale poppa. abbiamo quattro cabine più due cabine marinai. Questa Quindi sei, sì, massimo 8 persone. è la master, Questa qua è la camera master bedroom, sarebbe la camera principale. l'armatoriale, sì. Dove
grande questa qua. Sì, questa è bella, eravamo lati alle due vetrate. Con TV, impianto Bose. E anche qua c'è il bagno, ovviamente. Un bagno grande. Guardate la doccia, ragazzi. C'è la doccia di casa praticamente. Bellissima. Anche la doccia illuminata con i faretti dentro. Due cabine, una doppia singola. Questa è un'altra cabina doppia con due letti singoli. Ecco qua. E anche questa ha il suo bagno. Allora, ecco qua il bagno. Questo è un po' più piccolino, però c'è i letti separati. Anche questa TV. Finestrino qua con la vista. Vediamo un po'. Eccolo qua. Mamma mia, che bellezza. E questa è l'ultima, giusto? Sì, questa è una matrimoniale, ma che eventualmente si possono sganciare e diventare due letti singoli. Anche qui abbiamo il bagno, tutte le camere hanno il proprio bagno, guardate. Doccia. Risaliamo su, ragazzi, andiamo a vedere fuori. Questo è il tavolo per mangiare fuori, no? Sì, giusto? Qua diciamo qualche vinco, la colazione, il pranzo, il solito siamo qua. O nel flybridge. Su, allora andiamo a vedere su. Di qua, guardate. Ok. Fantastico qua, che arietta. E qua perché salottino, ci sono, sì, salottino, un letto, bar, frigo. Lì abbiamo un'altra postazione comando, che normalmente era dove ti muovono la barca qua, che adesso è tutta coperta, che siamo fermi in porto. Sì, andiamo a vedere la jacuzzi. Guardate qua il frigo bar. Eccolo qua. Qui abbiamo questa la jacuzzi. Questa coperta, vedete? Sì. Bellissimo. Qui abbiamo una tenda che quando siamo in rada il jet ski si mette in acqua per via di quella gru lì, e qua diventa tutta un'area prendisole, o comunque si può aprire tutta questa tenda che rimane comunque ventilato e bello fresco. Fantastico, guardate che vista sul porto dello Yacht Haven. La bandiera? Bandiera, siamo Marshall Island. Marshall Island. Anzi, stiamo aspettando la nuova che arrivi, perché con il vento del monsone. C'è un bel vento qua sopra. Bello, bello, sì. Allora Ale, come funziona? Cioè, se uno volesse noleggiare uno yacht del genere? Ma normalmente questo yacht è per uso privato, ma facciamo anche per uso per charter. Solo che essendo che siamo bandiera non thailandese ma Marshall Island, non possiamo fare charter diretti in Thailandia e facciamo dei charter internazionali. Internazionali vuol dire imbarco a Phuket e sbarco a Langkawi, Malesia, o viceversa, imbarco a Langkawi o sbarco a Phuket o altre zone della Thailandia. Oppure si potrebbe fare anche il Myanmar, ma non in questo momento sicuramente. E quanto è il costo? Se ma una barca così, diciamo, generalmente l'affittiamo da 3 giorni in su, e comunque per avere un'idea una settimana viene sui 40.000 euro, ecco.
40.000 euro, compreso equipaggio, Compreso eccetera, equipaggio, sì. tutto compreso. Vabbè, escluso ovviamente Certo, carburante. corretto, escluso Uno carburante. quanto può spendere di carburante una Ma settimana? dipende, diciamo, Se uno viaggia, diciamo, si fa questo un bel. viaggia, consuma, però teniamo presente che qua un litro di diesel costa 80 centesimi di euro e quindi è Sì. sicuramente molto più vantaggioso che rispetto all'Europa, ecco. Perfetto. Ciao amici, vi salutiamo dallo Yacht Haven Marina, io e Alessio. Ciao! Vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao ciao.